L'unico punto fermo è che Erika Boldi, 26 anni, è morta per annegamento in un canale lungo il fiume, nelle campagne di Vigasio, nel Vironese. Questo significa che quando questa ragazza è caduta in acqua era ancora viva, respirava. Non è chiaro se cosciente o tramortita. Per il resto è mistero fitto su come Erika sia finita in quel canale, se la giovane sia stata spinta o sia scivolata. Ma in ogni caso, come è arrivata in una zona tanto isolata? Era con qualcuno o era da sola? La giovane, originaria della provincia di Mantova, frequentava assiduamente la zona di Villafranca, dove aveva diverse amicizie e anche un fidanzato. Io ritengo che le caratteristiche, le modalità con cui è stata ritrovata faccia immaginare che non fosse sola. E se non era sola, un reato qualcuno apparentemente l'ha commesso. A trovare il corpo senza vita della ragazza è stato un operaio addetto al consorzio di bonifica, che stava facendo defluire l'acqua dalle chiuse del canale. La giovane è stata riconosciuta grazie ai numerosi tatuaggi. Erika è stata vista per l'ultima volta intorno alle 23:30 della sera prima. Si trovava ai tavolini di un bar di Villafranca, appena fuori Verona, in compagnia di alcune persone. Cosa è successo dopo? Alcuni residenti parlano di un'auto arrivata sulle sponde del canale intorno a l'una di notte, per poi ripartire, pochi istanti dopo, a tutta velocità. Chi era la guida di quell'auto? C'entra qualcosa con la morte di Erika? Ho sentito che c'era la cagna, il cane che era cattivo. Per ricostruire un buco di diverse ore, i carabinieri hanno ascoltato i gestori del locale, i conoscenti e i familiari della ragazza. Poche ore prima, Erika avrebbe avuto una discussione in casa di un'amica a Mantova, da cui si sarebbe allontanata. Poi, nella serata di sabato, Erika ha chiamato la sorella, avvisandola che durante la mattinata sarebbe stata fermata e poi rilasciata per resistenza a pubblico ufficiale. È accaduto davvero? E cosa è successo dopo? «Voglio sapere com'è morta mia figlia», ha detto la mamma. La procura di Verona indaga per omicidio, per ora a carico di ignoti.